pace. Per lotta col mezzo pane. Che muore per un zio o per un no. Considerate se questa è una donna. Senza capelli e senza nome. Senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via. Coricandovi, alzandovi. Ripetete le vostri figli. Oh, mi si sfaccia la casa. La malattia vi impedisca. I vostri nati toccano il viso da voi. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Allora, un attimo che c'è un ingorgo. Vi assicuro che l'inizio è l'unica cosa triste che vedrete questa sera. Abbiamo voluto omaggiare e portare il nostro contributo alla giornata della memoria che è stata pochi giorni fa, il 27 gennaio. Ed è stato anche per i ragazzi un esercizio del laboratorio per imparare a coordinarsi. E sono un po' emozionata perché adesso vi presenterò 27 ragazzi, tra bambini delle elementari, ragazzi delle medie e i primi anni delle superiori, che in questo anno hanno cominciato il laboratorio teatrale, che per noi è la prima esperienza, siamo alle prime armi, quindi se vedrete i loro difetti è colpa nostra. Quindi, e considerate anche che sono pochi mesi che hanno cominciato e questo percorso continuerà fino a giugno. Questa sera i ragazzi vi presenteranno degli sketch scritti, diretti e interpretati interamente da loro. E con questo voglio dire che hanno proprio scelto un'ambientazione in gruppo, l'ambientazione l'hanno scelta in gruppo, abbiamo solo detto decidete uno spazio chiuso all'interno per problemi di scenografia, per non montare, smontare, queste cose qua, quindi per problemi tecnici. Poi hanno fatto tutto loro, hanno scelto le storie, hanno caratterizzato i personaggi. E loro, quelli grandi, cioè dalle medie in su, saranno loro a fare da suggeritore, a stare alle luci e all'audio, fanno praticamente tutto loro, quindi se qualcosa non vi piace prendetevela con loro. Posso dire che sono dei ragazzi veramente capaci. Si può coltivare in loro questa passione per il teatro, si deve coltivare. La nostra realtà è una realtà piccola, queste cose sono importanti soprattutto per loro giovani che devono crescere in compagnia, devono uscire di casa, devono togliersi da davanti ai monitor dei computer e dei cellulari. Queste attività sono davvero importanti e in un paese come il nostro è bello continuare a coltivare queste realtà. Io ho di fronte a me Salvatore, che per me è un riferimento importante. Quando io avevo la loro età era lui il mio punto di riferimento per quanto riguarda queste attività teatrali. Lui, Don Carmelo Tucci, lo ricordiamo in questo giorno, nel giorno di San Giovanni Bosco, che era una festa a cui Don Carmelo teneva tantissimo e quindi anche noi della meglio gioventù che siamo cresciuti con lui, teniamo molto a questa festa, ecco perché abbiamo voluto mettere questa serata, una risata proprio in questo giorno. Perché è la festa dei giovani, quindi i giovani questa sera devono parlare e si devono esprimere. Donna Andrea, penso che siete felici che ricordiamo questa festività e vi ringraziamo per la disponibilità che sempre ci dimostrate. Io adesso taccio, passo, che è meglio, no? Passo la parola al presentatore ufficiale dell'associazione, del meeting, di tutto, che ha una carriera alle spalle decennale, ventennale, quanti anni hai? 18, ha una carriera trentennale alle spalle di presentazioni, e lo passo.
sapete tutto quello che avete. Va bene, allora presentiamo la giuria. Allora, ci sta Fluvio Giuliani, facciamogli un applauso. Non lo so, chi si dice no meeting è il futuro, ma quale futuro? Vabbè, lasciamo perdere. Poi Ettore Cosati, per piacere, troppi elogi, sono emozionatissimo, Salvatore Pellegrino, la maestra Mena, hanno scritto Filomena Milano, anche Filomena Milano, la maestra Mena, e poi c'è Catello. E niente, cominciamo. Il primo sketch si intitola L'ufficio del sindaco, ma non è la storia che voi grandi vi aspettate. È un sindaco particolare, visto con gli occhi di un bambino. La storia si svolge fuori la porta dell'ufficio del sindaco. Le autrici e attrici sono Francesca, Laura, Jessica e Desiree. Vi auguriamo buon divertimento. Va bene. Benissimo, allora le direi così.
Ok, siamo pronte, andiamo. È meglio farlo uscire qui nell'aria. Sì, vai a chiamarlo. Ria, perché? Chissà chi mi tirerà fuori questa volta. Chiamateli in coro, così non può prendersela con nessuno. Giusto, siete pronte? Uno, due, tre. Sindaco, potrebbe uscire un secondo? Ancora, che puliti! Se avremo qualcosa per lei. Da certo che non voglio caffè. No, sì, lo vedete che sarà sempre per lei. Lo vedete che se la prende sempre con me? No, sì, abbiamo una sorpresa per lei. Perché c'è una giuria qui questa sera? Ah, no, lo spiegano perché. Allora, questi sketch rientrano in un concorso. Il vincitore di questo concorso, lo sketch che vincerà, verrà inserito nel lavoro di fine anno che questi ragazzi proporranno a giugno. E gli sketch sono elaborati dal gruppo, cioè.
Questi sono i ragazzi dell'elementare, classe elementari. Diciamo che loro hanno interpretato questo sketch, gli altri quattro bambini dell'elementare sono stati registi. Lo stesso varrà per gli altri sketch, poi vi diremo volta per volta chi sono gli attori, chi i registi. Quindi sono tutti lavori di gruppo, perciò lo sketch che vince è lo sketch dell'intera classe. Quindi vincerà l'intera classe. Basta, parla tu Alessandro. Parlo io? Sì. Eh no, io ci volevo riprovare con la giuria perché diciamo che ho presentato una schifezza e non hanno capito chi sono i giurati qua. Allora, Catello Balestriere, lo conoscete? Sì. Ti conosco. Poi qua hanno scritto Filomena Villano. No. Ah, messa me. Salvatore Pellegrini. Sì. Conoscete? Ettore Cusato. Una sorpresa, e poi allora io non ho scritto bene il tuo nome. Allora, Fulvio Giuliani. Allora Alessandro, questi bambini fanno pure edizione qui. Ah. Perciò per favore evitiamo scritto e cose del genere, perché sennò la cosa è poco didattica, va bene? Tua sorella ti picchia poi, visto che lei è l'insegnante. Il prossimo sketch si chiama Un lavoro infastidito, scritto e interpretato da Biagio, Luigi, Elisa e Gaetano. Un giovane imprenditore di nome Alex aspettava il suo collega Cristiano per portare a termine un importante progetto di lavoro. Ma le figlie di Alex, rese dai preparativi natalizi, impedirono ai due di conoscersi. Buon divertimento. Con i pollicini a perfetto, e da una favola ne becco almeno tre. Io mi guardo con la coda dello schermo, quasi sempre come prima tu. Buongiorno fratello mio, come stai? Molto bene, e tu? Anch'io, dai, vieni a salutare le mie figlie. Ok, andiamo. Piacere, sono Giulia, la figlia di Alex, tuo fratello, perciò sono tuo nipote. Ciao, io sono Alessia, sua sorella, anch'io sono figlia di Alex, che sta sempre buttata sul divano. Andiamo a lavorare, che è meglio, non a pensare a quella. Infatti, non dare retta, quella non fa mai niente dalla mattina alla sera. E lei che sta di casa, no, tu sei stata di casa, tu, io no, tu uffa. Smettetela di litigare. Smettetela di litigare, qui abbiamo da fare. Eh sì, è l'ora che qualcuno comincia a fare qualcosa. Volete un aperitivo prima di iniziare? No, grazie. Allora, l'altra volta eravamo rimasti in questo punto. Riprendiamo da lì. A tal proposito, avevo pensato che... Sicuri che non volete niente? No, tesori miei, grazie. Ti dicevo che in questo punto io metterei... Ma con la faccia vera si lavora meglio! È piena, tranquilla. Quindi qui c'è un errore. Io farei... Sicuri che non volete nemmeno bere? No, non voglio niente, voglio sapere quello che mi dice lui, quello voglio. Ecco, ti stavo dicendo che... Ah, lo sai che c'è? Te lo dico nell'orecchio, così loro pensano che non stiamo lavorando e ci lasciano lavorare. E stai facendo tutte figure non portandogli nulla? Portiamo io per te, che bella idea che ho avuto, non ho io l'ho avuto, è un'idea mia, sono mia, uffa! Bambini, smettetela di urlare! Qui abbiamo da fare! È lei che ha cominciato! Io la finisco! La finisci tu! La finisco io! La finisci tu! Chi la finisce? Vai ora a definire!
tranquillo, vedrete subito passa. Allora, piuttosto approfittiamone. Allora, quindi ti dicevo che non è corretto fare... Ti abbiamo portato le tele per farci regalare. Oh, hai visto? Hai visto le mie bambine? Brave! Grazie bambine, scusatemi, non volevo farvi piangere. No, avete ragione, ora non vi daremo più fastidio. Hai visto? Brave le mie bambine, non ti infastidiranno più. Brave, bene. Allora, vogliamo cominciare a lavorare? Allora, io ti dicevo che qua metterei qualcosa di più. Hai le toglie dei piedi? Papà, mamma, non stiamo facendo niente. E andate a fare niente un poco più in là. Ehi, sei piena la sala, complimenti.
Innanzitutto volevo fare un applauso ai ragazzi della Meglio Gioventù per questa iniziativa. E poi a Don Andrea, che sempre, sempre presente, non fisicamente, ma con il suo apporto e con quello che può fare. A differenza nostra, questi ragazzi che salgono sul palco questa sera hanno qualcosa in più. Noi nel 73, e qualcuno in sala qua più o meno della mia età si ricorda, abbiamo iniziato da soli e ci siamo dovuti arrangiare. Scrivevamo i copioni a macchina e là ho imparato a scrivere a macchina e al computer io, quindi è servito anche. Loro invece hanno qualcuno, anzi più di qualcuno, che può instradarli. Perché stare intorno alla parrocchia, quello che abbiamo fatto noi 40 anni fa, sì, sono passati 40 anni, ne tengo 54, è il cama fa, è sempre qualcosa di positivo, perché si viene distolto da quello che può essere la partita a carte al bar, non perché sia una cosa proibita, però da una partita passare a 3, 4, 5, la birra quando si vince, la seconda birra, la sigaretta, il litigio che poi si viene a verificare quando non si è d'accordo, mentre restando in questi ambiti sono tutte cose che vengono eliminate. Questi ragazzi che abbiamo visto fino adesso sono bravissimi, io li conosco poco, perché non ci sono due generazioni di differenza fra me e loro, perché però in questa sala stasera c'è pure gente, ci sono genitori di questi bambini che sono qua dietro, che guardate caso si sono fidanzati e si sono sposati all'interno dell'associazione teatrale che avevamo 80 anni fa. C'è Alfonso là, c'è Pompeo che l'ho visto arrivare ma non lo vedo, posso raccontarlo Pompeo, solo questo e poi mi fermo. Pompeo stava facendo con me Uomo e Galantuomo, lui faceva la parte di Vittorio Elia e c'era Tiziana che faceva la parte di Bice. Erano amanti a dispetto di poi di quello che era il marito di Bice, e dovevano fare un abbraccio sul palco. Io ero il regista di quella commedia e sul palco non riuscivano mai a fare questo abbraccio. Mi sposto dietro il palco e li trovo che si stavano abbracciando. Allora ho detto: ehi, voglio l'abbraccio che state facendo qua, portatelo sul palco perché è quello che mi serve per andare avanti con la commedia. Quindi è servito anche per creare delle coppie, per fare poi dei ragazzi. Mi sembra che era tuo figlio quello con i baffetti e l'altro era tuo figlio, giusto? Hanno... Eccolo, sì, t'ho visto. Eppure a te. Sono bravissimi, come saranno bravissimi quelli che seguiranno. Se si fermano, se sbagliano, non vi preoccupate. Tanto io dico sempre, lo dicevo poco fa a questo soggetto qua dietro, quando sei su un palco e hai un microfono in mano che stai parlando, puoi dire quello che vuoi, perché la gente non sa di quello che vuoi parlare. Quindi di qualunque cosa parla ti stanno a sentire e magari ti sbattono pure le mani. Facciamo comunque ancora un applauso ai ragazzi della Meglio Gioventù, alla direttrice del corso, a Tommaso, e non dimentichiamo Don Andrea, che è sempre un grande. Io le ringrazio per essere stato invitato qua. E qualche anno fa facevamo, sì, effettivamente facevamo la messa la mattina per le scuole per quanto riguarda San Giovanni Bosco, e poi il pomeriggio, la sera, facevamo lo spettacolo. San Giovanni Bosco era chiamato il santo dei giovani perché si truccava e andava a recitare, andava a saltare, a ballare con i ragazzi del suo oratorio, e così sono cresciuti, creando anche la grande famiglia dei Salesiani. E io, insieme a questo signore qua, Catello, e un altro ragazzo di Marina che si chiama Gaetano, meglio conosciuto come Tanchino, ho portato Don Carmelo sul palco a fare uno sketch di Troisi e facevamo l'Annunciazione. E ci sono delle foto dove c'era Don Carmelo che appunto faceva queste cose. E tra l'altro ho fatto anche qualche parte della Via Crucis. Basta, non dico più niente, sennò leviamo la scena ai ragazzi. Ringrazio ancora per essere qua, credo anche a nome dei miei colleghi di giuria. Può parlare, grazie. Io non devo dire più niente, possiamo andare avanti. Dimmi. Ok. Allora.
ok. Buonasera a tutti. Il prossimo sketch apre la sezione della classe prima e seconda media. Il titolo è Frigorifero, malattia improvvisa. E infatti è ambientato in un frigorifero e ha come protagonisti frutta e derivati. Se l'ambientazione vi sembra assurda, preparatevi a una storia ancora più surreale. Gli autori e registi sono Filomena, Maura, Vittoria e Teresa. Recitano Filomena, Raffaele, Fabio e Anna Maria. Buon divertimento.
Maria? Sì, signora, non posso mica tagliuzzarla così. Tagliuzzare? Sì, sì, vuol dire che ti devo fare in tanti piccoli pezzetti. Papà, ho paura! Non taglierò mai niente. Ma non posso non tagliare. Preparazione urgente e necessaria. Ha ragione, se deve, proceda pure. Oh, benissimo. Allora procediamo. Ha già subito un'operazione da piccola. Gli hanno fatto un'anestesia sul braccio destro e mi hanno detto che non deve essere più fatta su quel braccio. Ha fatto bene a dirlo, signora. L'omissione di questa informazione poteva essere letale. Devo farla sul braccio destro? No! Assolutamente no! Sul sinistro! Tranquilli, scherzavo. Ora facciamo l'iniezione sul braccio sinistro. Facciamo, allora prima è intervenuto Salvatore, mo mi trovo di fronte alla maestra Mena. Maestra Mena. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto i ragazzi della Meglio Gioventù che mi hanno invitato qui stasera. Io sono imbarazzata perché sono veramente bravi questi bambini e per noi penso che ci saranno dei problemi dopo. Grazie e buonasera. Vabbè, la messa me l'ha fatto subito. Flash. Vabbè, facciamo parlare a Catello. Catello, tocca a te. La parola all'ultimo. Mi ripeterò, buonasera a tutti. Mi ripeterò, ma devo ringraziare anch'io per avermi invitato l'associazione La Meglio Gioventù. Devo dire una cosa, francamente un po' mi sento a casa, perché dicevo con Fulvio poc'anzi, o meglio, Fulvio mi diceva, ti ricordi quando è stato inaugurato questo palco, abbiamo fatto un intervento di Cambarese, una cosa del genere. Non mi ricordo quanti anni fa, più o meno un 4, 5, forse 6 anni fa, eravamo più giovani sicuramente. Come diceva Salvatore, capita spesso anche che in passato abbiamo fatto del cabaret iniziando per gioco, perché all'epoca non avevamo chi ci indirizzasse, però il fatto che questi ragazzi, Tommaso, Alessandro e tutta l'associazione La Meglio Gioventù, cominci a innanzitutto a diffondere la passione per il palcoscenico e poi a seguire, a dare la possibilità a ragazzi così giovani di poter avvicinarsi all'arte della recitazione, è veramente un privilegio, perché in posti diciamo piccoli come Marina, Ventiscosa, Camerota e Licusati, è bene che ci siano questo tipo di attività e non distrazioni, soprattutto alla loro età, dove c'è tanto bisogno di esprimere il proprio io interiore a livello artistico e creativo. E vi assicuro,
avendo anche io un laboratorio, e mi ricordo che anni fa avevo fatto anche un esperimento, mi avevano invitato, abbiamo fatto una cosina con i ragazzi delle scuole. Avere la possibilità di fare la parola è veramente un privilegio, come dicevo. Bene così, avanti così, in bocca al lupo per questa splendida iniziativa. Grazie. E niente. Alessandro, tu che sei un po' l'idolo di questi giovani ragazzi, purtroppo sei tu l'idolo, che guarda come siamo con te. Parecchie persone stanno dicendo, ma chi sono? dopo Aladdin e Pinocchio, ormai sei nei cuori di molti di loro, e molte soprattutto di loro. Penso che loro vogliano sapere che ne pensi, sono bravi, non sono bravi. Ma secondo me mi superano, cioè nel senso si sono innamorate di me, tra virgolette, io mi innamorerò di loro. Oh. Anzi, già mi sono innamorato, diverso. Quindi è un ok? Vabbè, non dico più stupidaggi. Lo sketch che ora vi proponiamo si intitola La Chiesa. Protagonisti sono Vittorio nei panni di un prete un po' attempato, Teresa e Mauro invece interpretano due vecchie pettegole, poco interessate ai fatti liturgici. L'autrice è Anna Maria. Regia Anna Maria, Fabio e Raffaele. Con questo si chiudono gli sketch della classe prima e seconda media. Che schifo!
siete andati in pace, finalmente. Prete, buonasera. Avrei un nome. Scusate, ditemi il nome. Don Raffaele, ditemi che dovete dire. Volevo confessarmi. Venite. No, siamo in, veramente siamo in due. Peppi! Ma non si può in due, c'è il segreto della confessione. Dai, dai, abbiamo gli stessi peccati, non coso. Sì, sì, dai, dai, che se mi scopro sono morto, dai, dai. Sogna. Sì, ha detto pure che visto che non ci vedete non si capisce niente. E hanno reso la telefonata di vostra mamma. Sì, hanno detto che siete comico. Ma guarda tu che genio. Che pettegolezza sia con voi. Che il Signore sia con voi. Anzi, mi sono scocciato. Ho saputo che parlate male di me. E me ne vado. Adios, amicos. Bravo, bravo. Questi sono l'inizio di una grande amicizia fatta di tanti pettegolezzi. Allora, signora, diceva? Grazie a Don Andrea che ci dà la possibilità di utilizzare questi spazi. Don Andrea, se volete spendere qualche parola. No, devo perdere un po' di tempo nel frattempo che cambiano scenografia, quindi innanzitutto ringraziare a tutti quanti voi che siete venuti questa sera. Come diceva già Salvatore, questo momento è un momento importante perché tutte le nostre comunità si ritrova con la figura di San Giovanni Bosco e in modo particolare con la gioventù, e questo deve essere anche un monito affinché i giovani della nostra comunità abbiano sempre a cuore i rapporti con la parrocchia, quella che è casa famiglia, ma soprattutto che è la casa madre di ogni persona, dove nella figura del parroco possono sempre trovare quella persona per convidarsi, per parlare, ma anche per superare alcuni problemi sociali. E Don Carmelo, come è stato detto poco innanzi, è stato questo. E spero che, come è stato anche Don Gianni, spero che sia anch'io occasione per ognuno di voi poter sempre di più far diventare questa comunità sempre più unita. Ringrazio la Meglio Gioventù, come ringrazio anche tutte le altre associazioni della nostra comunità, le quali veramente danno tanto per i giovani, ma danno tanto affinché la nostra comunità di Camelota cresca nell'unità. E questa è anche la speranza, che siamo sempre più uniti e che guardiamo sempre al bene comune. Grazie, buonasera. Vogliamo far parlare Ettore. Ettore, c'è tempo? 2, 3. Signori, buonasera. A tutti dice a tu. Allora, io sono uno dei tanti che si impegna con queste manifestazioni e queste situazioni per aggregare persone.
faccio parte di un'associazione che si chiamano i teatristi di Marina di Camerota e credo che ragazzi delle scuole medie che sono qui presenti sono venuti pure a vedere il teatro l'altro giorno a Marina. È piaciuta? Ok, ricordate lui che faceva? Modestina, esta. E quindi ci divertiamo a fare il teatro, ma facciamo il teatro anche in un altro modo in effetti. Facciamo il teatro per stare insieme, per fare comunione, perché secondo me in questi paesi piccoli dovrebbe essere una situazione automatica, una situazione normalissima. Ricordo le parole di una persona che venne a Marina qualche anno fa, un collega di Don Andrea, Don Antonio Marotta. Dopo 15-20 giorni che arrivò disse: Ettore, senti, io vedo una cosa strana, che c'è? Siete un paese di 2500 abitanti e ci stanno più di 2500 associazioni. Come mai sta situazione? Ecco, questo dovremmo abbattere noi, Marina, Camerota, Licusati e forse pure oltre. Dovremmo abbattere questo separatismo, questa situazione che facciamo in associazione noi, in associazione voi e uno agli altri. Quest'inverno purtroppo Tommaso non è potuto venire, però noi avevamo preparato, abbiamo preparato una situazione in piazza, Don Andrea la sa, l'arrivo dei Re Magi, e l'abbiamo fatto con i Re Magi che venivano dagli altri paesi, da Licusati, da Camerota e da Lentiscosa. Purtroppo quelli di Camerota, Tommasino si dovrà scusare fra poco perché mi ha lasciato a terra e abbiamo dovuto trovare un Re Magio per la strada. E abbiamo cercato di fare questo proprio per dare un po' di unione, per tentare di fare qualcosa di insieme. L'anno prossimo, se Dio vuole, lo potremo fare anche a Camerota e Sale. E l'anno prossimo dite che avevo bambaniere. Tommasi, prud? Sì. Buon divertimento. Buonasera a tutti. I prossimi tre sketch sono stati elaborati dalla classe terza media e superiori. Qui le cose sono ancora più complicate. La nostra classe è stata divisa in tre gruppi. Ogni sketch è stato scritto da un gruppo, diretto da un altro e interpretato dal restante. Per semplificare la spiegazione, diciamo che il gruppo A ha scritto lo sketch che interpreta B, che è diretto da C. Ma tralasciamo questi cavilli tecnici e presentiamo il prossimo sketch, il negozio. Come si evince dal titolo, la scena si svolge in un negozio di abbigliamento, con una commessa ritardataria, un commesso poco paziente e due vecchie signore tanto legate agli affetti antichi. Autori: Giusi, Maria Rosaria, Domenico e Giada. Regia: Clarissa, Cristina, Francesca Pia e Manuel. Interpreti: Bianca, Irene, Francesca e Gian Raffaele. Tutti rovinano tutte le manopole, guarda! Ma pure i bulli
Ma come mi permettete? Io sono una persona per bene. Signore, calma! Taci! Si trova un amico con un tesoro. Ma quale tesoro? È giorno nostro, tutto Marenchina. E ancora questi cinesi. E vogliamo parlare degli schimesi? Tutti bianchi, come santi, e poi ogni uomo tiene 8 mogliere. Ma chi li si musulmani? Ah, i milugnani. Ma che dici? Tu capisci, sempre a ciupi cappuccio. Sì, mio nipote si è fatto cappuccino. Cappuccino? Cioè, tu hai una bevanda per nipote? Ah, villo che arriva in ritardo pure mo. Cappuccino monaco. Io allora, per restare in tema, mentre date un'occhiata in giro, vado a prendere un cappuccino al bar. Hai sentito, Mario? Vamo a fare un cappuccino. Ma tu prendi sempre il caffè. Ma si vede che la gente per bene beve il cappuccino. Vabbè, mo vado. Signori, ma voi avete un innamorato? Non più, ci siamo lasciati. E perché? Perché mi tradiva. Ah? Le corna, signor. I corna? Sì, signore, avete capito bene. Cioè, voi mi state dicendo che vi eravate invaghita di uno con le corna? Sì. Ma non vi preoccupate, mio marito, prima di morire, mi è rimasto un agnellino. Certo, le corna sono piccole, ma cresceranno. Veramente? Non vi preoccupate, non me lo faccio pagare, perché lo so che perdere uno di quelli è come perdere un figlio. Ma di che colore era? Come che colore era? Bianco. Bianco, senza macchie. Perché le persone hanno le macchie? Persone? Ma vabbè, tutte queste chiacchiere mi hanno stimolato la vescica. Io devo andare in bagno. E che cappuccino? E ma me lo dovevi portare? Io dovevo andare in bagno. Ma lo sai che la signorina ha perso un agnellino? Un agnellino? Ma no, signora, non ci siamo spiegate, non ho perso un agnellino, ma mi sono lasciata con il mio ragazzo. E perché? E mo l'ho detto alla signora. No, con me hai parlato di agnellini. Va bene. Allora diciamo che ci siamo lasciati perché non volevo comprare i mobili da mangia. Ah, signori, avete sbagliato. Che cosa? Vedete che i mobili sono importanti per mangiare, se no dove mangi? Ma io dicevo, che cambia tra mangia e Ernesto? Chi è che si è mangiato Ernesto? E boh, sarà stato l'agnellino. Prendilo per il codino. Ti ci metti pure tu. Dai, su, ora dovremmo lavorare. E perché voi lavorate pure? Sì, ogni tanto. E che lavoro fate? Lavoriamo in questo negozio. Ah, ci lavorate qua dentro? Sì, purtroppo. Ah, perciò anche noi che siamo sempre qua, lavoriamo qua? Non proprio. E perché? Vedete che siamo brave? Se volete, vendo la maglia che te comò, che è questa, tiene 30 anni ed è ancora buona. Magari un'altra volta. Ma perché? Voi mi state dicendo che noi non siamo buone per lavorare qui? Non dico questo, signore. Ah, basta, Mario, non possiamo farci umiliare da sta gente. Sai che c'è? Ci licenziamo. Brava Carmela, arrivederci a tante grazie. Finalmente siamo tranquilli. Sì, ma io mi annoio. Me ne vado con loro, mi vado a fare due chiacchiere. Magari me lo regala davvero l'agnellino. Ma tu mo sei arrivata? Pensate dei vostri viso, brave. E niente, mo c'è rimasto soltanto Fulvio e Giuliano. Ti tocca. Buonasera a tutti. Vive per l'applauso, perché giustamente facendo il teatro noi dipendiamo dal pubblico e quindi la nostra cosa è solo avere l'applauso, ma soprattutto divertirci sul palco. Ecco, a me piace vedere i ragazzi quando recitano, perché è una cosa che stimola anche noi che
ormai lo facciamo da qualche anno e quindi cerchiamo sempre di migliorare, ma miglioriamo guardando loro. Ecco, questa è la cosa migliore. Quindi veramente complimenti per questa cosa, perché è veramente un lavoro che serve a tanto. Grazie. Sono pronti? Siete pronti? No. Scusa. Salvatore, mi hai promesso una cosa tu, mo'. Però mi hai promesso una cosa. Ho detto, mo' te levo il microfono perché... te. Alessandro, ha già capato qui. La ricetta è solida, qualche anno fa, è bella recita con te, ma si perdono 10 anni di salute. Comunque... lo dicono quasi tutti i giurati, è un problema per noi decretare chi è il più bravo, qual è lo sketch meglio incastonato, l'interpretazione migliore. Infatti io non ho messo nemmeno un voto sul foglio che mi hanno dato perché trovo problemi, perché sono bravi tutti, potrebbero tutti quanti insieme fare una commedia e basta che non c'è Alessandro che la vanno fa. Non saprei quanto tempo ci vogliono, vorrei. Sono ragazzi che, nonostante sia la loro prima esperienza di teatro, magari hanno fatto qualcosa con il catechismo, le recite a scuola, ma là fare quelle recite là è diverso, perché là arrivi già con qualcosa di scritto, arrivi con le maestre che ti tartassano giorno dopo giorno, magari facendo ritardare anche i genitori per andarlo a prendere perché stanno provando, però qua là sono quasi obbligati, qua è passione. E come diceva Fulvio, chi sale su un palco come premio all'applauso, l'applauso del pubblico. Voi non potete immaginare quando si fa una battuta comica sul palco, oppure quando si fa un qualcosa apprezzata realmente dal pubblico, il pubblico reagisce con un applauso, che cosa prova chi sta sul palco? Solo chi c'è stato può provare questa esperienza. Quindi il premio per chi sale su queste tavole, che poi a differenza del muro dove è poggiato sé, che può anche spingere, qua è compensato, a volte è terra, deve fare anche attenzione a come si appoggia, a dove si appoggia, perché può capitare che va tutto giù, vero? Come è capitato qualche volta. Quindi io vi proporrei un applauso però che duri per questi ragazzi, perché sono effettivamente molto bravi. Io, guardando le facce dei ragazzi, rivedendo le facce dei genitori, sono riuscito a riconoscerne qualcuno, perché come dicevo prima sono due generazioni di differenza, se non proprio tre. Quindi questi ragazzi meritano tutto l'applauso del pubblico, non meritano che... Sì. Allora, vedendo i titoli delle commedie, degli sketch che hanno preparato, sì, cerco di alzarmi, vabbè, ma che... abbiamo fatto i bicchieriello, stiamo facendo, un po' usati, no, invece no. Allora, in effetti questo volevo dire, il teatro non è la recita della scuola elementare, la scuola media o qualcosa del genere, il teatro è tutti i giorni. Perché tutti i giorni? È semplicissimo da pensare. Immaginate, ragazzi innocenti, ragazzi che è la prima volta che si affacciano, parlo un po' dialetto perché siamo tra amici, no? E che è un'altra cosa. I ragazzi, preparando una commedia, uno sketch, qualunque cosa, i titoli sono l'ufficio del sindaco, che è una cosa che può succedere a chiunque di noi in qualunque giorno della settimana. Poverino, a chi che già succede. Un lavoro, aiuto, ma tu che non ci vedi senza il lente? Tu, senza il lente, un lavoro infastidito, c'era il lavoro, si parlava di un progetto.
Quante volte avete visto l'ingegnere che arriva a casa vostra e tafanata volta il tetto della soffitta o qualunque altra cosa? E loro l'hanno interpretato in un modo. Tu l'hai visto nello studio di tuo padre, vero? Tuo padre che fa? L'architetto? Perciò. Vedi che il teatro è una cosa, è qualcosa che succede tutti i giorni, cioè non c'è bisogno di fare Natale in casa Cupiero, anche quello era il racconto di tutti i giorni o di un giorno di tutti i giorni. Quindi fare il teatro, vivere il teatro in prima persona come la stanno facendo tutti loro è una cosa importantissima, tra l'altro è un'operazione artistica, credo io, poi non lo so, è un'operazione artistica completa, cioè lì si vede l'arte dalla A alla Z, completa, cioè perché ci sta disegno, devono disegnare per fare le scenografie, canto perché devono anche cantare, ballo, le ragazze hanno ballato perfettamente, la ragazzina con la tuta grigia è stata perfetta quando ha ballato la canzone di Enrico Iglesias, vero? Devi fare recitazione, devi preparare le poesie, recitarle, farti ascoltare, cioè il momento che tu prepari qualcosa per presentarla su un palcoscenico è qualcosa che è completa. Voi a Camerota siete dei grandi musicisti, tutti quanti più o meno, chi più e chi meno, suona uno strumento. Ci vuole anche la musica nel teatro, infatti ogni sketch è accompagnato da una sigla o da una canzone. Quindi quando si comincia a fare teatro dobbiamo capire, dobbiamo far capire ai ragazzi che è un'attività di tutti i giorni, è vivere una giornata sul palco, è diventare artisti della propria vita. Allora quando faccio un regista, Bucciglia, non si fa un regista, li tengo a bada, quando tengo a bada questi ragazzetti la prima cosa che gli dico è la cosa più bella di quando apriamo un sipario è farci ascoltare dalla prima parola all'ultima parola. Poi vedrete che gli applausi vengono automaticamente. Perché? Perché la gente che sta dall'altra parte lo vive come voi, perché sta vivendo una cosa che vive tutti i giorni. Tommà, hai fatto? Sì. Avanti. Il secondo sketch di questo gruppo si svolge in un salone di una parrucchiera. Una cliente acida e vanitosa entrerà in scena con arroganza infastidendo la parrucchiera e un altro cliente. La situazione peggiora quando arriverà un'altra donna a spettacolare, distraendo la parrucchiera dal suo lavoro. Gli autori sono Bianca, Irene, Francesca e Gian Raffaele. La regia Giusi, Maria Rosaria, Domenica e Giada. Gli interpreti Clarissa, Cristina, Francesca Pia e Manuel. Per forza uno sciampo. Uno sciampo. Sì. Uno sciampo. Quanto lavoro mi aspetta oggi? Comincia bene la giornata? Spero solo di non dover subire dei chiacchiere di quelle due bacciole di Adelina e Gwendalina. Non l'ho mai capito. Io parlavo della grande simpatia nei confronti dei grandi valori delle bacciere. Come hai detto? Ma io dico un bacciere ma nel senso di buone, che si preoccupano molto per gli altri. Ah sì sì, certo. Io devo crederci. Lo sappiamo entrambi come sono simpatiche quelle due. Comunque, buongiorno Antonio, cosa desideri? Buongiorno a te, vorrei un bel taglio di capelli, sono cresciuti un po' troppo e anche la spuntatina alla barba, è solo un po' lunga. Allora, come ti sei sulla sedia? Buongiorno, oggi sono davvero sfinita e con tutti i problemi che ho si ci mette anche lei. Chi? Adelina? E chi altrimenti? La regina Elisabetta. Eh sì, tantissima. Adesso smettila con lui, fai subito la dita a me che mi è spuntato un capello bianco e devo andare a un appuntamento importante. È veramente arrivato prima Antonio. No, no, tranquilla, fai prima i capelli a questa ambaccia e Gwendalina. Non ho una lista piena come quella di questa signora. Signorina, prego, e comunque anche se non mi cedeva il posto lo prendevo da solo ugualmente. Comunque, come ti tu sulla media? Sì, certo. Allora, fammi una bella
bella tinta color marroncino che deve risaltare la mia bellezza anche con qualche colpo di sole dorato. Certamente è bellissima, proprio come Angelina Jolie. Cosa hai detto? No, tranquilla. Stavo leggendo un giornale dove Angelina Jolie ha un nuovo taglio di capelli. Non ho detto niente di male. Sarebbe meglio per te. Buongiorno, sapete che ho un nuovo scoop? La moglie di Luca l'ha tradito con Giovanni. Ti serve qualcosa, Adelina? No, sono qui solo per raccontare una cosa super a Gwendalina. E chi è? Ora mi sfugge. Conosci la buona anima Rosa Pascale? Sì, quel vecchio rimbambito. Sì, è presente il figlio del nipote del cognato? Cominciamo con la solita parlandina delle due bacciole. E chi te l'ha detta a te? Dai, dimmelo. Non si può dire, non sono una pettegola io. No, per carità. E dai, è solo un piccolo indizio. No, bocca chiusa. Mamma, quanta storia. Dai, non sono la tua migliore amica. E va bene, allora ti dirò chi me l'ha detto. Dai, sono curiosa. Me l'ha detto il fratello di Antonio. Conosci Stefano? Sì, quello è un bacello. Senti chi parla, cosa è successo? Cosa c'entra mio fratello? Mi ha raccontato quello stupendo scoop. Quale scoop? Ma non hai sentito? La moglie di Luca l'ha tradito. Con mio fratello? No, ma cosa ti intrometti a fare? Ma come? Non è mio fratello. Il problema sarei io. Tuo fratello non c'entra niente in questo. E allora perché l'ho nominato? Io lo sapevo che doveva finire così. Ti prego, signori, calmatevi. Io sto calmo. Se la smettono di parlare, a bamba. Ma la moglie di Luca, Come ne faccio della moglie di Luca? È stato tuo fratello a raccontarmi tutto. Ora basta! Non voglio sentire storie quando sono dalla parrucchiera. A me piace il silenzio. Ti prego, Antonio, a sederti così. E va bene, farò finta che non esistiate. Va bene, però l'altro è vero. Gente come me non esiste nel suo mondo. Per fortuna. Sì, bravo, per sfortuna. Ora un po' di silenzio, per favore. Sì, però io così mi annoio. Adelina, dimmi come ha scoperto questa cosa. Me l'ha detto. Il fratello di fonti anonime mi hanno riferito che l'hanno visto uscire fuori dalla casa del parente di suo Pascale. Ma non era la cugina quella? Ma che stai dicendo? Non è possibile. Secondo me vi state sbagliando. Oh, io di certo no. Se qui c'è qualcuno che si sbaglia, quella sarà sicuramente Adelina. No, io sto solo riportando quello che mi hanno riferito. Evidentemente la mia fonte anonima non è buona. Sbaglio, state parlando ancora di mio fratello. Io parlo di chi mi pare piace. Ma l'hai ancora detto a certa gente? Certa gente, se scocciano di sentire alcune chiacchiere. Ma che vuoi da noi se tuo fratello non bacello? Lui? Sì, lui. Si può sapere che altro ti ha detto? Mi ha detto che la moglie di Luca è andata in quella casa. E poi? E che altro doveva dire? Tu da questo hai capito che c'è un tradimento. Adelina, mi meraviglio di te, devi indagare meglio. Mi racconti frottole? Metti che io ora la raccontavo a qualcuno, avrei infangato la mia reputazione. Ma io volevo darti uno scoop. Se non la smetti di litigare, io adesso ho tutto uno scoopolone. Quanto è gentile. Thank you.
l'avrei fatto prima il danno. Ascoltano sempre e solo la nostra campana. Ci piacerebbe che anche voi deste qualche consiglio. La maestra Venna ci vuole dare qualche consiglio. Catello che è un professionista, dica. No, professionista. Vabbè, dobbiamo prendere tempo, come si dice in gergo tecnico, e quindi il primo consiglio che do lo vorrei dare a voi, Alessandro. Il primo consiglio lo vorrei dare alla meglio gioventù: cominciate a scritturare qualcuno, perché veramente il livello è più che buono. Chiaramente loro hanno un grosso vantaggio rispetto a voi, perché hanno dei margini di miglioramento eccezionali, sono piccolissimi, cominciano adesso, quindi immagino sicuramente e mi auguro che tra loro qualcuno, quando avrà la tua età, sarà ancora meglio di te, ancora più bravo di te. E volevo fare un complimento per il laboratorio, perché avete inserito una materia importantissima che è la dizione. Dalle nostre parti si usa, per la passione che c'è, si usa fare molto teatro in vernacolo, però sia napoletano, ma ci sono delle opere eccezionali, tra cui anche lo spettacolo di Cabaret, che spesso è in italiano, e lì ci vuole una buona dizione, una buona pronuncia, e avete fatto benissimo, così i ragazzi potranno usufruire anche di questo insegnamento nel migliorare la propria dialettica anche in tema scolastico. Lo suggerivo spesso ai miei ragazzi quando vanno magari all'università, pronunciare bene con una corretta dizione, chiaramente a un'interrogazione, la lingua italiana è secondo me un input per i docenti, per magari aumentare il punteggio dell'esame. Tommaso, quanto tempo ancora hai bisogno? Ancora un po'. Che dire? Ho riconosciuto tra i ragazzi qualche ragazza che ha avuto qualche esperienza anche con il sottoscritto, se non sbaglio. Aspetta, qualcuno ha fatto già qualche esperienza qualche anno addietro in uno spettacolo, abbiamo preparato alcuni ragazzi a San Vito, hanno fatto una sorta di varietà, musical, canto eccetera, hanno preparato anche qualche sketch con il sottoscritto, e vedo che la cosa ha portato bene, perché poi i ragazzi della meglio gioventù hanno pensato bene di diffondere ancora di più la passione per il palcoscenico, e ci stanno riuscendo alla grande, partendo da quello che è lo spettacolo più facile, ovvero sia lo sketch di Cabaret. Poi da qui allo studio di un copione vero e proprio, spero che il passo sarà breve. Intanto sono bravissimi, perché io in alcuni casi ho stentato a credere che abbiano sceneggiato loro, perché sinceramente ho avuto anche qualche esperienza in animazione, lì si vive di Cabaret, lo spettacolo clou dell'animazione è lo spettacolo di Cabaret,
e alcuni testi sembravano proprio i classici testi da villaggio. Quindi se hanno sceneggiato anche delle cose veramente così carine, vuol dire che c'è un tasso tecnico abbastanza elevato, e veramente complimenti a questi ragazzi. D'altronde sono la generazione internet, quindi penso che per loro sarà più facile, e sono sicuramente 10 passi avanti a quelle che sono le mie generazioni, ahimè, purtroppo. Io più che raccontare una barzelletta non posso fare domani. Ah, volevo chiaramente sottolineare una cosa: lui ha fatto una citazione di quando, penso, 30 anni fa abbiamo fatto una cosa insieme qui di Cabaret. 30 ormai, eh? Penso proprio di sì. A quando ti riferivi tu, più o meno, quando con il Carmelo? San Nicolo? Eh sì, ma 25-30 anni fa. Sì, una trentina d'anni fa. Beh, da allora poi con l'amico Salvatore abbiamo scoperto di essere una sorta di spalla comico adeguatissima, e abbiamo riproposto alcuni lavori insieme. E vi invito a venirli a vedere, a marzo andremo in scena, ne approfitto, faccio un po' di pubblicità, a marzo andremo in scena con quella che è l'altra associazione di Varina, associazione teatrale, compagnia teatrale, che è la Bottega del Sorriso, di cui sono capo comico. Andremo in scena a marzo con una commedia, quindi ci sono buone possibilità che ci sia anche qualche attore di Camerota, perché da qualche anno ci divertiamo anche un po' a scambiarci gli attori. Tommaso, ti passo la parola e il microfono a posto. l'ultima cosa, ancora un suggerimento brevissimo, questo per voi: inserite anche l'improvvisazione, magari gli date un tema. Catello stava dicendo appunto che spesso ci intercambiamo quando facciamo qualche commedia. L'improvvisazione è importante, perché se chi ti sta di fronte ti salta una battuta non sai come andare avanti. Noi uno sketch, un atto unico di Edoardo che durava 28 minuti, l'abbiamo portato in tournée in estate, l'ultima volta che l'abbiamo fatto è durato 1 ora e 10, ed era tutto diverso da quello scritto da Edoardo, ce ne perdoni il maestro. Salvatore, se salta la corrente, come dobbiamo fare? Se stacca la corrente? Come dobbiamo farla? Se si stacca la corrente, continua ad andare avanti senza corrente. Vuole sapere Christian questo? Se si stacca la corrente, qui tu vai avanti senza. Ma tu, il problema tuo non esiste. Tu a fianco a te te ne diabolic. È meglio i diabolici che ti può portare così chi è in corrente. Sei d'accordo? La corrente però, Carmelo. Ok. Della nostra classe e dell'intera serata si intitola L'albergo. La scena si svolge in una reception di un albergo di lusso, dove una giovane donna in carriera e appassionata di lettura si troverà immischiata in storie di faraoni, eroi greci e fobie varie. Autori: Francesca Pia, Clarissa, Cristina, Emanuele. Regia: Bianca, Irene, Francesca e Gian Raffaele. Interpreti: Giusy, Maria Rosaria, Domenico e Giada.
Certo, nulla più. Ma non vi abbattete, si ricomincia domani all'alba. Certo, certo, per lei questo ed altro. Vede, noi facciamo ogni cosa per accontentare ogni richiesta dei nostri clienti. E domani mi tocca svegliarmi all'alba per costruire dei modellini con il signore. Ma che, non sono modellini, sono piramidi vere e proprie. Le piramidi sono belle, le piramidi sono grandi. La piramide per le subani panti, il sfinge per le subani panti. Inchinatevi al faraone! Scusi, ma datamelo il signore per caso vicino alla mia. Non le posso dire dove per monta, sa, è la privacy. Ma le posso dire che la sua stanza è la numero 20. Oh bene, il mio numero fortunato. Mi fa piacere. Aiuto, 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 aiuto! Signora, che succede? Mio marito, non proprio marito. L'ho lasciato un attimo fa nella camera a dormire, ma non c'era più. Signora, stia tranquilla, è andato via un attimo fa, è andato per di là. Ah, quello è suo marito. Sì, ma è quando gli altri. Lo vedete com'è? Ora la stanza non ce l'ha più, ma come devo fare? Come devo fare? Tu schiava, dov'è l'infinito? Schiava, sono tua moglie, quante volte te lo devo dire quante? Sei mia moglie. Sì, sono tua moglie. Sono tua moglie. Io sono tua moglie. No, io sono tua moglie. Tu sei mio marito, non sei mia moglie. Tu sei mio marito e non sei mia moglie. Scusate, signore. Signora. No, dico signore. No, signora, non ho sentito qui mio marito. Io sono sua moglie. Sì, è vero, lo ha detto. Le posso chiedere un consiglio? Sì, certo, chieda pure. Secondo lei, se mi sembro più bella? Non saprei, mi sembra che stia benissimo anche così. Lo so, ma vorrei farmi bella per mio marito qui presente. Lei è sposata? Sì, sì. Lei è suo marito? Non ha avuto questo onore. Allora dove è suo marito? Non è qui al momento. Ah, capisco. Tesoro, e me non fai domande su questo argomento alla signora? E perché? Non dico, sa meno di infierire. Infierire su cosa? Su suo marito che le ha messo le cose! Ma come si permette? Avevi ragione, caro. Era meglio non infierire. Ah, sentite, fate voi questi giochetti. Io vorrei andare solamente a riposare. Signora, aspetti, è caduto questo! Che cos'è? È stato un libro, tranquilla! Solo un libro? Questo è Ulisse, scrive un gioco! No, no, non puoi niente, ma che dici, ma che vuoi? Signora, ma mi rendo conto che nella sua situazione leggere è difficile, ma non può non conoscere questo personaggio, il guerriero di Itaca che si nascose nella pancia del cavallo di Troia per poi assaltare dal fuoco la città e la morte, bastiamo i suoi abitanti. Il guerriero che per 20 anni è scorrontato dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco, lasciandoli in balia dei croci, che padrono contestarsi del trono Ulisse. Ah, Ulisse! E perché che avevo detto io? E lei ha detto Ulisse, se Ulisse, se che mulino! Ma l'avevo pronunciato in inglese! Eh sì, la signora ha dato che leggere ha pronunciato in inglese. Ma se lo mangio in inglese io la dico in inglese. La signori, get calm! Miei frodi, la guerra è finita, andiamo a casa! Chi l'ha detto? Io sono il guerriero di Canapa che si nascose nella pancetta di un maiale. E dal fuoco alla moglie Peppenella e figlio delle misole che stavano per cedere il trono ai porci. Oh, mio fratellone! Signora, gli dicono che lei possiede un libro che racconta delle giostre. Ma io voglio andare a dormire! Bene, allora lecca la favola della buonanotte, legga le mie giostre. Eh sì, ma vado e me la leggo con bravura. Ma cosa dice? La legga a me ora! Ma... signora, aspetti, la prego. È ricco, paga bene. E me che mi accontento, pago troppo bene pure io, mi pare. La prego, lei che ha detto quest'ultimo affronto! La prego, signora, lo calmi, ha la crisi, non posso portare il santo se non si calma. Va bene, ecco. I came forward and mounted the round best race. Non ho capito un cazzo! Kamikaze, dov'è? Chi è? No, stia tranquilla, non c'è nessun kamikaze! Ma lei non sa chi sono i kamikaze? Certo che lo so! E cosa sono allora? Sono quelli che facevano para para para, quelli che si lanciavano per imparare, quelli che facevano paracadutismo! Ma come parla? Questo è un argomento serio e purtroppo sempre attuale! Eh sì, infatti.
sangue. No, 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 ha messo anche la pressione. E perché si è fatta male lei? Comunque, grazie tante per l'interessamento, ma non esce. Tuttavia sarebbe meglio mettere il cerotto. Certo, anche lo prendo subito. Ah, ma no, 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 a me i cerotti fanno impressione. I cerotti? La prego, stia zitta, mi fanno impressione. Ma non mi preoccupate che io non parlo più, io me ne avrò solamente andare a letto. Ah, no, 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 a me i letti fanno impressione. È pure letti, e quindi io non posso più parlare che lei fa impressione. Signora, si calmi. Ora troveremo una soluzione. Signor Faraone Ulisse, c'è qualcosa che non le fa impressione? Sì, i morti. Oh, bene, bene, può parlare di morti? Ma lo sapete che c'è? Che io non parlo più né di morti né di vivi. Io non parlo di niente di nessuno, io ne restituisco le chiavi. Mi risparmio 355 euro e me ne vado a dormire nella mia macchina. Oh, no, 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 no. E non mi permettete di dire altro. Ma come osa parlare in questo modo al faraone? E se non aspettate, vi spedisco a carcere in Egitto, a tutte e due. E ora, con permesso, io me ne vado. L'albergo culla a seconda dei clienti. Ma che modi! Oggigiorno non ce n'è uno a posto con la testa. Giada, Maria Rosaria, Giusi e Domenica. Questo è l'ultimo e mo parlo io allora. Buonasera. Noi non ci siamo visti perché io sono stato indietro. Prima cosa voglio ringraziare Nicola Pope che è sempre con me e Davide che è tornato da campagna. E ringrazio Alessandro, Vincenzo, Gerardo Someo che viene da Lenticose e poi tutte le ragazze per il resto, per il trucco, Antima, Noemi, dopo vi ricordo. Innanzitutto voglio dire una cosa, dovete avere 5 minuti di pazienza. La giuria mi fa la cortesia, Nicola l'accompagni in una camera. No, mi dovete dare un attimo il risultato. La giuria si ritira un attimo per decidere la votazione finale. Nico accompagna le andate a campo. Nel frattempo, visto che è qua, chiedo l'aiuto di Antima e Noemi, così si prendono pure un applauso. Dove siete? Venite. E anche Roberta chiede di salire sul palco. Nel frattempo i ragazzi si meritano un ultimo pensierino da parte nostra a tutti, perché in realtà stasera non vince nessuno, ma vince il laboratorio teatrale della Meglio Gioventù. Il laboratorio teatrale della Meglio Gioventù sono i ragazzi del nostro laboratorio, quindi l'applauso va a voi perché avete vinto voi questa sera. Io ringrazio i genitori che comunque con sacrificio ce li portano là fuori sotto la pioggia. Io rimango meravigliato dalla voglia di sapere e di conoscere di questi ragazzi. A differenza mia, io parlo della mia persona, no? Io ero sempre un tipo, sempre stato in mezzo al mazzo di carte, come si dice, però sempre stato nello stesso tempo molto timido. E non avevo mai la voglia di chiedere a qualcuno più grande di me, mi spieghi questo, mi spieghi. Loro invece hanno una voglia matta di imparare. Ed è una cosa che mi riempie proprio di gioia, perché io ho fatto una lezione con voi, giusto? Una lezione sulla scenografia abbiamo fatto. Cioè io gli avevo chiesto di portare l'album, un foglio in bianco gli avevo chiesto. Sono arrivati con gli album da disegno, alcuni con l'album grande che io non sapevo. Per spiegare una cosa, quindi mi fa piacere proprio perché hanno voglia di imparare. Roberto è arrivato, nessuno ha preso il cessino. Don Andrea, grazie. Un applauso a Don Andrea, grazie. E poi devo ringraziare una persona che io metto in croce ogni volta che faccio qualcosa,
perché io le penso le scenografie, ma non ho la mano artistica per realizzarle. Quindi io ringrazio e chiedo di fare un applauso forte a Sabina. Che poi ci ha donato anche i sassi di Sabina che regaleremo dopo alla giuria, che è una piccola sorpresa. E ti ringrazio anche per questo. Eccoci qua. Che devo, devo ringraziare zia Antonella, Idea Verde, parliamo così, perché mi ha incartato le pergamene. Ora ragazzi, io vi chiamo una alla volta, voi salite sul palco, così io vi consegno un piccolo ricordo da parte della meglio gioventù a voi per questa serata che abbiamo passato insieme. Sì, poi rimanete sul palco e aspettate qua il vincitore insieme con noi, perché è questione proprio di, spero, di minuti. E non... Nico, va a controllare se si tirano i capelli che le cingono. No? Ah, Alessandro, ti ha già ringraziato già, non mi ha rispettato. Allora, inizia. Fabio D'Angelo, un applauso. Infatti inizia tutto lì. Vabbè, già ce l'hai. Gira voi, voi veritino. Fabio D'Angelo, ecco a te. Raffaele Del Gaudio, facciamo prima i maschietti. Sì. Raffaele, dov'è Raffaele? Ecco te Raffaele, bravo, i complimenti di voi Raffaele, i complimenti. Ma che presidente casa ti è andato? Manuel Cusati, Manuel vieni, Manuel, fate passare qui. Riempiamo così la decisione, eh. Un po' di pazienza. Maschietti, Manuel, bravo, bravo Manuel, un applauso a Manuel. Gaetano Greco, vieni Gaetano. Gaetano, oltre al laboratorio, ha anche avuto un'altra piccola esperienza con noi, che è il più piccolo, e che avrà di nuovo, e vi presento anche Pinocchio Piccolo, per chi non lo sa. Vieni Pinocchio, vieni. Gaetano, bravo, Manino, bravo Gaetano. Poi, Vittorio Scarpitta, vieni Vittorio. Ah, sei già salito, però Don Vittorio, saluti. Però avete visto, il stile preconcilio, anche l'altare di spalle, se non, non andava bene. Domenico Mastrolonardo. Complimenti, Pulcina è imparata la parte per marzo. Poi, è un problemino. Biagio Scarpitta, dov'è Biagetto? Biagio, dov'è? Bravo, Biagio. Bravo, bello. Gian Raffaele Gargano, dov'è? Bravo, Raffaele. Iniziamo con le ragazze. Bianca Barone, un applauso. Bianca, poi Elisa si inizia a preparare. Bianca, brava. No, bravissima. Elisa Barone. No, Elisa Pellegrino, scusi. Pellegrino, un applauso. Dove? Dopo me lo dai questo. Dopo me lo dai che devo leggere. Ecco a te, bravo. Posso dare la manina? Bacino, no, che mi trucchi, se no. Quello già non tengo i capelli. Poi Irene Bove. Ciao Irene, brava Irene. Giada, Giaduzza, Giada Pellegrina, dove sei? Brava Giada, brava. Maria Rosaria Di Muro, dov'è? Brava. Brava. La sorella Francesca, dov'è? Vieni Francesca, vieni.
Mamma, quanti su? Dovevamo levare prima i sedi, però mamma, c'entriamo piano piano, scena. Bravo, un applauso a Francesca. Bravo. Anna Maria Greco. Anna Maria, vieni. Ok, scenografi spuntano un attimo. Bravissimi. Brava Anna Maria. Brava. Poi Laura Di Muro. Bravissimi. Dov'è? Bravo Davide, vieni da campagna però. Vabbè. Bravo. Cristina Pellegrino. Abbiamo fatto un mix. Dov'è? Dov'è? Brava Cristina. Bravissima, un applauso. Giusi Dauria, ora che viene, è stata una bellissima scoperta, perché oltre a essere brava, è pure brava a ballare, un bel viso da musical, noi diciamo faccia da musical, no? Ma è anche una regista che è peggio della regista nostra solita, cioè è un terremoto, cioè, non sei una regista, però molto brava. Francesco Mastralonardo. Vai avanti e retto. No, è cacciatore, va bene. Dov'è Francesca? Ui, Francesca, non l'avevo visto. Brava Francesca. Jessica D'Alessio. Dov'è Jessica? Brava Jessica. Teresa Nicolella. Vieni, Teresa. Sei sana, Teresa. Mancano pochi, altri 5 abbiamo finito, non vi preoccupate. Teresa Nicolella, brava Teresa. Luigia Di Muro, dov'è? Vieni Luigia, vieni. Usaggi. Ma che genio del crimine. Filomena Del Gaudio, dov'è Filomena? Mettetevi più avanti, bene, mettetevi più là. Ecco, brava. Dove vai? Vai là, andate più là, pensate. Maura Di Mauro. Brava Maura. Metti più là, non è più là, se non vi siete troppo. Francesca Del Duca. Vieni. Poi la cosa più semplice, mi deve dare solo la mano e ti do questo. Desiree Tambasco, dove è Desiree? Desiree. Manina? Manina? È un sindaco che non dà la mano. Signore e signori, ho finito. Clarissa Cammarano. Vittorio? Allora, ti leggo cosa abbiamo scritto. Primo concorso, una serata, una risata. Si attesta che i ragazzi hanno partecipato con merito al concorso, esprimendo con grande passione le loro doti artistiche attraverso la scrittura, la regia e l'interpretazione degli sketch elaborati all'interno del laboratorio teatrale anno 2014-2015. 31 gennaio, il presidente dell'associazione. Bravi! Dopo tutto questo, non vedo la giuria, se andiamo a vedere un attimo... È andata Roberto. Comunque io vi ringrazio sempre per la vostra generosità, per la vostra presenza, sempre numerosa, anche visto il tempo, è giusto che sia così. I ragazzi continueranno in laboratorio, non è che finisce qua, loro lo sanno già. Ora per i genitori, che sapete che continueranno in laboratorio, avranno degli incontri a livello teatrale, sempre riguardante al teatro, soprattutto inizieranno con Christian e con Carmelo, dove analizzeranno l'utilizzo della
tecnologia audio e luci all'interno degli spettacoli teatrali. Poi avranno un incontro con la coreografa e poi continueranno gli incontri con Noemi a livello musicale, con Antima a livello di dizione e di esercizi teatrali iniziali e con Roberta, che non è qua, però vi dico la verità, questa idea, non perché la mia fidanzata, uno dice ah fidanzata va facendo, ma sono un mazzì. In realtà l'idea del laboratorio sì, è di questa associazione, ma a chi ha avuto l'idea, diciamo la luce si è accesa, a Roberta, infatti è lei che i ragazzi conoscono più di tutti noi, perché è lei che cura questo settore. Vabbè, siamo ancora in attesa, è una decisione, è tipo Mattarella Presidente della Repubblica, al 4 scrutinio, no? Aspettiamo un po', forse io questo è preso a sé. Sì, ma tanto napoletano sono poche. Giusto un po'. Lui viene, questo qua, questa è la mascotte dell'associazione. Ma mia sorella se ne aiuta. Sì. Ciao Luigi! Assomero ringraziato Anna Magliano, ma ci ho scordato, Anna, grazie. Nel frattempo ringrazio un po' Andrea Ruocco che avevo visto, lo ringrazio. A Maria che ci manda dei figli e ci sopportano. A Pinamea che è sempre in ritardo. Massando, io vi ringrazio per la regia. I Ziccarelli a Giumbarato Buono. Carmelo, Saggiomo, e venite a pigliare applauso quello tu, se non mi nascosto. Lei Team Service, vi è piaciuta Lei Team Service? Andava bene? Vabbè. A Cristian, ma Cristian è da Stallanzo con me. Vince. Vince, ma che stai facendo? È quasi notte. Allora, vi ricordo un attimo le date. Aspettate che se no mi... Il 20 marzo noi siamo alla Provvidenza con Pinocchio. Il 20 mattina verranno le scuole di Ascea, Pisciotta, Valinuro, Ceraso, Battipaglia e Vallo. Quindi una piccola esperienza così. Invece la sera lo spettacolo è libero perché lo diamo per la provvidenza per il teatro, quindi chi vuole seguire la nostra tournée, i vostri figli saranno impegnati con noi per 2 giorni, non vi preoccupate, vi faccio mangiare, vi porto a casa con Wurm, non avete timore, è pensiero mio, no? E beh, voi volete venire alla provvidenza? Vedete? Davide, tu devi tornare un 19 la campagna, a me è un mondo lavoro. No, ma sono dei sacrifici, voi, cioè, davvero, il tempo passa, noi passiamo da una cosa all'altra senza pensarci, cioè, molto velocemente. Infatti io ho bisogno di un periodo perché ho perso tutti i capelli per colpa di questa associazione. No, non è colpa. Perché fai la stessa fine mia, come cippo che lui è. Niente, non so come trattare la serata perché vi ho detto tutto. Di solito... Ah, sì, vi siete divertiti? Sì! Allora, mo vogliamo far parlare a Domenico, eh? Iniziamo. Allora, Domenico. No, Domenico, un'altra persona ha iniziato come Domenico, con lo stesso entusiasmo con cui l'abbiamo scoperto poi all'inizio, no? È stato il presentatore là. Cioè, Domenico ha un'abilità a farti il copione già buono, già dall'inizio. Cioè, non è un tipo che, sai, io pure ho bisogno di leggerlo il copione, di portarmi avanti un po'. Invece lui ha una bravura, dico lui perché lui già l'ho visto recitare negli spettacoli più grandi, ha una bravura che è come quella di Alessandro, di farti subito il copione. Non vi aspettate fino alla prova generale le stesse cose dello spettacolo. Voi quello che avete visto questa sera io non l'ho visto neanche un'ora prima dello spettacolo che ha finito la prova, è vero Domenico? No, Domenico.
parla bene l'associazione, perché sennò c'è Nicola Bove e là io faccio niente. Mi sono divertito. Sì, venite sopra? Ce la fate? Sì, ce la fate, venite sopra, sì. Fate un po' di spazio ai giurati, va bene? No, salite, dovete prendere l'applauso pure lui, eh. Già fatto, e ne prendiamo un altro, dai. Questi qua mo glieli diamo ora, prima di... Sì, vabbè, ci passiamo un po'. Prego, prego, fate un applauso, eccoci qua. Salvatore, prego, attenzione, bene, fate un massaggio. Allora, prego, mettetevi qua perché prima cosa vi devo dare... Prego, prego, entrate. Entrate. Cos'è? Ettore. Eccoci qua. Catello, grazie. No, quello è le mie spalle, mai. Ecco, sempre da lato, davanti. Ettore, vieni che devi venire, vieni. Allora, prima di continuare, spero che volete gradire un pensiero da parte dell'associazione. Questi sono i Sassi di Sabina, quelli che vi diamo. Per chi vuole sapere la storia dei Sassi di Sabina, che io non so bene, potete andare sulla pagina Facebook I Sassi di Sabina. Giusto, Sabina? Ok. Questo qua è per te, bravi. Sono dipinti a mano, ok? Sono stupendi, è molto brava lei. Sabina è la signora, ecco quella che ha alzato la mano ora. Vabbè, va bene, ma... li vende anzi, cioè, sul sito, su Facebook trovi i Sassi di Sabina, c'è anche il bigliettino, quindi... Sono dipinti a mano, sì, dipinti da lei, ma lei è anche quella che fa le scenografie a livello... è molto brava. Avete raggiunto un verdetto? Sì. È stato amaro? I verdetti sono sempre amari. Cioè, amari e difficili, perché poi ti rimane sempre quella voglia di rivederli di nuovo per capire quali erano più meglio e quali erano più... Però per noi tutti e quattro, sono tutti e cinque. Tutti e cinque, stiamo facendo vieni. Per noi cinque è stato complicato dare la ragione di perché e per come. Perché ognuno di noi ha visto in qualcuno di loro e in tutti quanti loro qualcosa di bello. Poi ci siamo trovati d'accordo su quelle cose che poi vi dirà qualcun altro. Però per me dovrebbe vincere dalla prima all'ultima ognuno un premio. Qualcosa tu? Io sinceramente come ettero ero un po' in difficoltà perché lo giuro, in alcuni casi stentavo a pensare possibile, sono stati così originali, così fantasiosi da sceneggiare delle vicende veramente da professionisti, sembrava uno sketch di cabaret presi su internet, su qualcosa, quindi veramente siamo rimasti estasiati, che dire, complimenti, bravo Tommaso, bravo la Meglio Gioventù, bravi tutti questi bambini, veramente, bravi, ma col cuore, sinceramente, non per prendere un applauso, anzi, io lo dico ancora, bravi, voi non applaudite perché lo dico col cuore, mi sono divertito e ho visto veramente delle belle cose fatte da bambini di prima, seconda, terza media ed elementare, bravi ancora. Grazie. Superiori, scusami, ragione. Complimenti, per me è difficile, comunque complimenti a voi ragazzi e questo sarà il futuro nostro, il teatro futuro, veramente ci sono ottimi elementi e confido in loro, complimenti. Cioè, basta, non ci si può che associare a quello che hanno detto loro, no? Aggiungo a quello che ha detto Catello, prima parlavamo la regia, chi dà
la regia è già bravo, bravissimo, quello che ci si mette a fare la regia, per cui la fa bene o la fa male, già è bravo perché ha il coraggio di fare la regia, quindi comunque, e sono stati tutti molto bravi. Un'altra cosa volevo dire, perché vi avevo detto all'inizio, dice la scenografia non la guardate, perché io, dato che è una deformazione professionale, perché mi occupo delle scenografie, è stato bellissimo vedere come cambiava la scenografia, anche rimanendo uguale, con i vari accorgimenti che facevano, ed erano molto bravi a metterli lì, a assemblarli anche in poco tempo, anche... quindi complimenti anche per la scenografia, e complimenti a tutti veramente, stare qui non è facile. Signore e signori, il presidente della giuria ora ci dirà. Presidente, prego. Non stacca la corrente. Non mi vogliate male per quello che dico. Io sono venuto qua stasera perché me l'ha chiesto Tommaso, parecchi dei ragazzi che fanno parte di questa associazione, si può dire che tra virgolette sono nati con me, però non vi ricordo che pensavo di assistere a una recita scolastica. Ebbene, che se incominciamo da capo tutto lo spettacolo, io lo rivedo altre due volte perché mi è piaciuto tantissimo, ma stai facendo apposta, lì, ho sentito. Vabbè dai, vieni da me da sola, anche senza microfono, vieni da me da sola. Questo fa per un momento cascetto. Stavo dicendo, sto facendo un'altra tre foto, questo spettacolo, io lo vedo tutte e tre le volte perché sono stati bravissimi, però non ancora sentito da parte vostra un applauso per questi stupendi attori, perché questa sera hanno dimostrato non di essere. Non pensate che sono vostri figli, e ognuno applaude i figli degli altri. Questa sera non hanno dimostrato di essere dei ragazzi, dei bambini, hanno dimostrato di essere degli attori. Perché mi guarda così? Che è il sindaco, il signor sindaco. Noi è stata un po' travagliata la decisione, però per quanto riguarda il primo classificato, quello che poi voi dovreste allungare come... Ehi, fai la pettegola per la spia, per un po' coso mio, mazza, allora è un vizio! Lo fai apposta! Se in bacè! È stato l'albergo. L'albergo sia per il testo, sia per l'interpretazione a capa, per l'interpretazione, per quello che riguarda noi, tra virgolette, attori, sono quelli che sono i tempi tecnici, sono quelli che sono i tempi comici in una commedia o in uno sketch. E questa sono stati bravi quelli che hanno interpretato un lavoro infastidito. C'erano degli occhietti che giravano a destra e a sinistra, si guardavano per capirsi quando attacco io, quando attacchi tu, quando mi devo fermare. Anche se c'era un movimento del piede, a te, figli di Pompeo, che non stai fermo come bene. Se c'erano dei movimenti che solitamente non vanno fatti, però hanno avuto dei tempi tecnici eccezionali. Mentre per quanto riguarda il premio per la regia, è stata data al frigorifero. Siete voi la regia, quindi mi sembra che anche i ragazzi siete rimasti contenti di quello che avete avuto. Se ci avete ammazzato, aspettateci fuori. Visto che Don Andrea non è in paramenti sacra, facciamo failla a benedizione. Lo fa a benedizione. No. Tommà, io ti ringrazio per aver voluto la mia presenza qui stasera, siamo sempre a disposizione e facciamoli crescere questi ragazzi. Cresceranno. Scusate, prendo l'ultima volta il microfono. Lui l'ha nominato, io sono stato veramente orgoglioso
ed è stato veramente un piacere e un onore essere stato invitato qua, Tommaso. Soprattutto perché sei un... veramente uno di quei ragazzi che ce ne vorrebbero tanti in ogni frazione, in ogni paese. Un po' mi rivedo agli inizi miei con la compagnia, con tutto quello che conosciamo. Stategli vicino, dategli una mano, complimenti e grazie, è stato veramente un piacere. Mamma, vabbè, mamma diceva che quando... cioè, quando veniva da me, veniva da Salvatore, capito? Io sono successivo. L'importante è che ci siano... No, no. L'importante è che ci siano i passaggi di... Allora, io devo dire una cosa, perché sembra che io davvero devo ringraziare ai camerotani, perché comunque io ho un affitto di una sede, non so se tu sai. La Meglio Gioventù ha la sua sede, che l'affitto viene pagato non dal comune o da enti, no, non perché voglio rinfacciare qualcosa, in questo caso io pago l'affitto e ringrazio di pagare l'affitto ogni mese, perché i camerotani vengono vicino a me, se mi dai 50 euro per l'affitto per la sede. E per me questa è la soddisfazione. Signore e signori, allora, risultato finale. Vi invito a giugno, non sappiamo bene quando, a vedere lo spettacolo finale del Laboratorio Teatrale 2014-2015 con l'Albergo, dove parteciperete tutti quanti, non avete paura. Buonanotte a tutti, grazie.